Abbiamo di nuovo il piacere di avere il professor Cobello ospite qui con noi per fare quattro chiacchiere che sono sempre molto interessanti e partecipative. Benvenuto, professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, riprendiamo la questione che riguarda le elezioni e scendiamo nei particolari su un tema molto molto caldo che riguarda l'est Europa, definiamolo così, ovvero tutto quel lato che deriva dalla Russia europea e che si porta poi fino alla Siberia. Lei ha una grande esperienza proprio di queste terre perché è fautore di un progetto di solidarietà di grande interesse. Accenniamo un attimo prima a questo argomento e poi magari parliamo anche del tema di politica della Russia. Sì, nel 1998, beh, intanto c'è da dire che ho una laurea in lingue e come prima lingua russa, quindi parlo la lingua, perché la lingua è un accesso alla cultura non indifferente. Le persone che cercano di interpretare una lingua, una cultura senza conoscere la lingua, fanno un po' fatica. Nel 1998 sono stato in questa parte della Siberia, tra il lago Baikal e il confine con la Mongolia, che si chiama Buryazia, che riveste per il 75% del lago Baikal, e lì mi sono accorto che c'erano tantissimi bambini abbandonati. Abbandonati perché? Per le famose scorie nucleari a cielo aperto. La Siberia per tanti anni è stata, se vogliamo, un deposito di scorie nucleari avanzate delle centrali nucleari, il famoso uranio impoverito, così. Buttate nell'aria aperta, essendo un'area vastissima, vi lascio immaginare che la Siberia è 7 volte e mezza l'Europa, solo la Siberia, e ha meno di 100 milioni di abitanti. E molti bambini nascevano deformi. Questi bambini venivano abbandonati proprio perché erano deformi e quindi erano anche orfani, che in russo si dice brossani, cioè buttati via, abbandonati. A quel tempo con le lire si riusciva a fare molte cose là, e allora aprii la prima casa del bambino e la finanziai in un locale con il sindaco, facciamo un progetto insieme e poi successivamente continuai ogni anno ad andare sul posto a portare dei fondi fino ad arrivare ad adesso che abbiamo una ONG in Spagna, una a Verona, si chiama Piccoli Mondi, una nelle Marche, e abbiamo aperto una fondazione là in Siberia proprio per aiutare gli orfani disabili. Io successivamente, se vuole, posso anche far vedere qualche video di questi orfani abbandonati, eccetera, perché se no non si capisce in che condizioni vivono. In Siberia, in quella parte della Siberia, le condizioni climatiche non sono quelle dell'Africa, del Sud America, dove c'è una temperatura al caldo, eccetera. Spaziano dal più 42 che c'è d'estate, essendo un clima molto continentale, al meno 50, meno 55 d'inverno. Quindi la condizione della disabilità e dell'abbandono in questi luoghi del mondo che sono raramente abitati è una condizione difficile. Questa è la condizione là. E io mi occupo di quasi 5.000, io, non solo io ormai, con tutti i miei amici un po' da tutta Europa, ci occupiamo di questi orfani e li compriamo quello che serve, vestitini, calzini, carrozzine, perché vanno dai zero ai. Diciamo magari anche un sito che dove le persone possono Sì. Il collegarsi, magari se vogliono dare una mano in qualche modo. sito è piccolimondi.org. Lì, insomma, appaiono dei video, si vede quello che facciamo, quello che abbiamo fatto negli anni, perché ogni anno, a parte quest'anno che non siamo riusciti ad andare perché ovviamente c'è una specie di embargo dei voli, saremmo dovuti passare attraverso la Turchia con dei costi di biglietto aereo esorbitanti. Ogni anno un gruppo di 10-15 persone viene con me in Siberia e andiamo a visitare lo status dei nostri progetti, tra Beh, cui allora 5 cogliamo strutture ecologiche. l'occasione di questa, diciamo, difficoltà attuale dovuta ovviamente a questa situazione di guerra. E allora, siccome io so che lei è molto sensibile a questo argomento, vogliamo parlare di pace e parliamo di che cosa accade, in questo momento tra Russia, Ucraina e il resto del mondo? Ah sì, mi permetta di fare una premessa da candidato al Senato per Italexit di Paragone. Io sono contro la guerra. Io
in ogni sua forma per qualsiasi motivo, è contro l'invio di armi per alimentare la guerra. Perché? Ed è facilissima la soluzione. La guerra si poteva evitare e la Russia lo chiedeva ormai da 10 anni. Bastava che l'America, la NATO, ma soprattutto l'Ucraina di Zelensky rispettasse gli accordi di Minsk del 91, dove l'Ucraina restava uno stato indipendente, senza basi NATO, senza missili atomici puntati contro la Russia, e la Russia non avrebbe mai invaso l'Ucraina. Putin in tantissime occasioni, lo dice Orsini in diversi incontri, che insomma, io sono un sociologo, però lui è un politologo, lo ha ribadito in tanti incontri. La Russia in tutte le occasioni internazionali alle Nazioni Unite ha chiesto alla NATO di rispettare quegli accordi siglati nel 91, ovviamente quando c'è stato il crollo del muro di Berlino. La NATO, l'America non li ha rispettati, ha cominciato a installare le basi missilistiche lì e adesso la Russia le sta installando in Messico. Ha fatto un accordo con il Messico per installarle, perché così si generano i conflitti, sono fatti di provocazioni costanti e poi si dice, si nasconde il braccio, si dice, è colpa sua. Così sta facendo la NATO e gli Stati Uniti. Perché ho voluto ribadire che sono candidato al Senato per Italexit? Perché Italexit mira principalmente a uscire dalla NATO, la quale ormai ha colonizzato l'Europa e usa l'Europa come braccio armato degli Stati Uniti, solo che braccio armato è quello che si fa male, il corpo è molto lontano là. E ci usa contro la Russia, che è una pura follia. Qualsiasi economista, qualsiasi sociologo, politologo avrebbe ribadito a questi signori che sembrano così molto impreparati verso qualsiasi cosa, gli avrebbe ribadito che andare a fare un embargo, andare a fornire armi al paese che distribuisce le sue risorse naturali a tutto il mondo, voleva dire farsi male con le proprie armi, perché si sarebbero ritorte contro. Volevo Poi, chiederle, secondo sì. lei il fatto che la NATO spinga in questa direzione è solo una questione di egemonia politica, ovvero di voler mettere la propria bandiera all'interno dell'Europa, o ci sono anche interessi economici? Perché non mi viene, insomma, che pensare anche a tutto il metano liquido che viene trasportato con le navi dall'America verso l'Europa per cercare di superare questo embargo. Per dirle questo, devo fare un piccolo passo indietro alla nascita dell'euro. L'euro è nato proprio come valuta europea, almeno nell'idea dei padri fondatori, in quello che c'è scritto nel Trattato di Maastricht, fondatori dell'Unione Europea. Era nato proprio per non essere succubi degli Stati Uniti del dollaro e non essere neanche in balia delle fluttuazioni economiche, politiche, sociali della Cina e della Russia, cioè del mondo dell'Est. Ormai siamo diventati, l'euro è diventato una forma di colonizzazione degli Stati Uniti. Non è più una valuta indipendente, ma è una valuta che sottostà a delle regole che sono dettate dall'altra parte. Allora, io le esprimo la mia opinione personale, è quella condivisa da Chomsky e da tantissimi sociologi e politologi americani. È quella che l'America, per sopravvivere con il proprio sistema sociale ultraliberista, dove ha una fascia ristretta di ricchi e una stragrande maggioranza di poverissimi, deve colonizzare il resto del mondo per dimostrare che loro vivono meglio degli altri. Non a caso va a colonizzare quei paesi che hanno un forte stato sociale, che è nato anche da lotte sociali per dei diritti che gli americani chiamano comuniste, perché l'Italia ha avuto un forte movimento nelle sue origini comunista, dedicato al comune, alla comune, alla società, al proletariato, ai poveri che avevano solo la prole come propria forma di sostentamento. E quindi quello che sta facendo in Italia attraverso l'euro, attraverso la NATO, con queste guerre, questo embargo che c'è già da 13 anni l'embargo, per se vi ricordate, l'embargo è stato fatto, è nato parecchi anni fa dall'Unione Europea verso la Russia e non si capisce per cosa, su una banca che era la Banca Nazionale ma non la banca di Putin che è la Sberbank, sui prodotti italiani che venivano venduti in Russia, cioè il formaggio grana, il grana padano, il parmigiano reggiano, il prosciutto
crudo che gli italiani si sono ben organizzati e lo fanno passare attraverso la Turchia in Russia. Quindi questo imbarco va avanti da tempo e non si capisce perché. Le lascio immaginare che nell'idea dei padri fondatori c'era l'Eurasia, c'era l'unione con la Russia, l'Europa, per creare uno stato amico che avesse quelle risorse naturali e quella forza economica per contrastare quello che se no era un potere imperante nel mondo, eccetera. Adesso, se lei ci fa caso, l'America sta provocando la Cina perché invada Taiwan, ha provocato la Russia perché invadesse l'Ucraina. Io vorrei far capire a chi l'ascolta cos'era la Grande Russia. La Grande Russia aveva come capitale Kiev. Ucraina vuol dire Ukrai, in russo vuol dire al confine, il bordo, il limite. In Ucraina si sono combattute tutte le lotte di indipendenza della Russia contro i turchi, contro gli inglesi, Simferopol, Sebastopol, Yalta, tutta la Crimea è popolata di russi. Tutti gli ucraini hanno parenti in Russia, tutti, tanto che sono emigrati quasi 15 milioni di ucraini in Russia. Perché? Perché sono andati dove si sta meglio. Chi è venuto di qua perché aveva dei contatti, magari qualcuno faceva la badante, aveva un lavoro da questa parte, si è aggregato a questo lato, ma la maggioranza è andata di là. Adesso c'è da dire che i nostri mass media ne raccontano di panzane, di fandonie, perché chiunque conosca la lingua russa come me e ascolta i telegiornali in Ucraina, ascolta i telegiornali in Russia, si rende conto che le notizie che arrivano da noi sono estremamente deformate, filtrate, manipolate per farci vedere solo un'unica prospettiva e non l'altra prospettiva. Si pensi che sono 10 anni che i cecchini ucraini ammazzavano i bambini nel Donbass. È vero, la popolazione del Donbass, a Lugansk, da tempo voleva essere indipendente e aveva messo su delle barricate per essere indipendente, perché sono tutti russi che vivono lì e l'Ucraina. Da sempre, soprattutto la Crimea, erano russe, sono state regalate, insomma, in un modo così abbastanza ridicolo a questo nuovo stato cuscinetto. Nel 1991 Gorbaciov aveva mediato con la NATO, la caduta del muro di Berlino affinché l'Ucraina restasse uno stato cuscinetto indipendente. Sarebbe bastato che l'America non lo volesse creare un nuovo stato ulteriore sotto il dominio della NATO. E uso la parola dominio perché diventasse un pericolo per la Russia, e ovviamente questo ha dato origine a una guerra, prima di tutto economica, che si è ormai estesa enormemente, tanto che la Russia con la Cina stanno creando una propria valuta. La Russia, fra l'altro, il rublo non potrà mai crollare, invece il dollaro e l'euro stanno crollando in questo momento. Perché? Perché è l'unica moneta al mondo che ha la forza e l'ha fatto di farsi quotare con l'oro. 5.000 rubli danno come valore un'oncia d'oro e tutti gli investitori internazionali che sanno bene che in periodo di guerra ci si rifugia verso una valuta preziosa come l'oro stanno acquistando rubli perché sono l'unica valuta che ha una grande garanzia, l'oro. Mentre l'euro e il dollaro non ce l'hanno. Poi è vero quello che dice lei, noi stiamo acquistando il gas pagandolo 3 volte tanto dall'America e da altri paesi. E perché è inutile dire mettere un tetto, ma io credo che la von Leyen sia una persona estremamente ignorante oppure menta spudoratamente. Tutti sanno che le quotazioni vengono decise nella borsa di Amsterdam in Olanda, le quotazioni del gas. Non puoi mettere un tetto alla vendita del gas russo quando basta andare a parlare con Putin e lo compri 10 volte più a buon mercato. È la borsa di Amsterdam che specula e guadagna, tant'è vero che il gas che ci vendono adesso è quello contrattato più di un anno fa, un prezzo di un anno fa. E allora questi aumenti non solo non sono giustificati, ma sono pura speculazione di quelle lobby, di quelle multinazionali che stanno guadagnando sul fatto che c'è la paura, la psicosi che possa mancare il gas e quindi tutti cercano di accaparrarselo e questo fa salire il prezzo. Ma in realtà non è giustificato perché l'inflazione è un'usura legalizzata. Basterebbe che lo Stato dicesse, e la Leyer poteva farlo benissimo, dire mettiamo un tetto ai gas, alle quotazioni del gas in Olanda. Non in Russia, perché la Russia lo vende come prima, in Olanda, e allora non ci sarebbe stato nessun aumento. Per cui io non riesco a capire questa deformazione delle informazioni che vengono così sparate,
perché i cittadini abbiano un nemico in più. Io sono in contatto quotidiano con la Russia, ho fatto anche il professore a contratto con l'Università di Mosca, eccetera, sulla disabilità, ho tenuto delle lezioni l'anno scorso online e non hanno nessun tipo di problema, non hanno difficoltà. In questo momento, grazie poi a questa aggressione che ha subito la Russia, perché noi vediamo solo la guerra che c'è lì, ma non vediamo quella che è stata un'aggressione di embargo, di minacce, eccetera, verso la Russia. Se si andasse alle elezioni, Putin prenderebbe il 100% dei voti, perché lui è il salvatore della patria. Non è con le bombe e con l'imposizione che si cambiano i sistemi, ma è con la diplomazia. Quindi abbiamo regalato 19 miliardi di euro di bombe, di armi all'Ucraina. A che sono serviti? E dove sono finiti poi? Bisognerebbe chiedersi. E poi, seconda cosa, stiamo pagando uno stipendio di 900 euro agli insegnanti ucraini che prima ne guadagnavano 350, mentre la nostra scuola subisce dei tagli. Ma vi pare che sia una politica sana? Chiedetelo a Conte quando ha firmato tutti i documenti a Bruxelles, chiedetelo a Draghi e a tutti i partiti che hanno votato sì all'ultimo decreto in Parlamento, tutti quelli che adesso parlano di fare delle riforme, di migliorare le condizioni, e tutti a favore della guerra sono. La guerra non si vince dando armi. No, solo con la diplomazia si basterebbe andare da Putin e dire: bene, hai ragione tu, questa zona resta indipendente con il suo governo, quello che i cittadini ucraini vorrebbero, eccetera. Noi smettiamo di fare l'embargo e smettiamo di mandare armi. Che succede? Si ferma in un attimo. Putin si ritira perché sa che i suoi cittadini sono rispettati. Ma quando Assolutamente. non vengono Certo, questo rispettati dallo stesso governo ucraino, questo è un problema grossissimo. assolutamente. È lo stesso Papa Francesco che è l'unico, Esatto. sembra, che quotidianamente dia indicazioni che si deve fermare questa follia, questa pazzia, come la definisce lui, per fare in modo che si parli realmente, che si avvii un reale processo di pace, così come sta dicendo lei. Pur sempre conservando l'idea che sicuramente Putin non è un santo, ma sicuramente chi lo attacca si Tra l'altro, io ho comporta in notato maniera. più di una volta che le parole di Papa Francesco, una persona, un papa che io stimo enormemente, davvero uno dei grandi saggi di questo pianeta, vengono deformati dai telegiornali, dai giornali, e viene fatta apparire un'altra cosa rispetto a quella che ha detto. Più di una volta ha detto: smettiamola di mandare le armi, perché questo porta un'escalation che distruggerà tutto e tutti, perché le vittime sono sempre donne e bambini. Vi faccio un esempio. Tutti parlano della fine della Seconda Guerra Mondiale, della guerra contro il Giappone, ma le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki sono state le più grandi stragi contro l'umanità perpetrate da un esercito, perché sono morte in un secondo e nessun criminale è mai riuscito a farlo nella storia dell'umanità, 100.000 anziani, donne e bambini, perché i soldati erano tutti al fronte. 100.000 per Nagasaki e 100.000 per Hiroshima. E ancora adesso nascono bambini deformi a causa delle radiazioni e delle modificazioni genetiche. E c'è qualcosa di cui vantarsi? Vincere una guerra in questo modo è qualcosa di cui essere orgogliosi. Chi sono i terroristi? Coloro che provocano il terrore? E allora chiediamocelo. E poi chiediamoci perché tutti cercano di vendicarsi in qualche modo da tanti paesi nel mondo contro gli Stati Uniti. Stanno facendo delle cose belle in giro per il mondo, in queste 70 guerre che ci sono, di cui sono nascoste e si parla solo dell'Ucraina? O Ucraina, come qualcuno dice. Certo. No, mi chiedo, sono tutti interrogativi. Perché a me non piacciono le menzogne? Non D'accordo. piacciono. D'accordo, professore, la ringrazio di essere stato ancora una volta nostro ospite e di averci ragguagliato in maniera così profonda e esaustiva su temi che lei conosce benissimo e dei quali ci ha dato l'opportunità di poter avere un piccolo saggio, perché dovremmo rimanere ore qui a parlare con lei, ma sicuramente lei ha tante cose da fare che sono sicuramente importanti. Comunque la ringrazio per averci dedicato un po' del suo tempo e le auguro in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Signor Gennaro, ringrazio lei, ringrazio la sua web TV e ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato e che spero crederanno in me perché potrò rappresentarli da insegnante, da persona civile alle elezioni e poi al Senato. Buona giornata. Buona giornata.